con la critica cinematografica Anna Maria Pasetti per presentare il film Elvis di Baz Luhrmann al cinema da mercoledì 22 giugno 2022. Ben trovata! Ben trovato Fede, buongiorno all'ascoltatrice e agli ascoltatori, eccomi qua. Che storia racconta? Elvis non è il biopic di Elvis Presley nella maniera classica, del resto Baz Luhrmann, che non è uno stupido, era a conoscenza delle difficoltà di fare un lavoro sulla leggenda immortale del rock and roll e non solo, e quindi ha scelto di fare un lavoro sul dualismo, ovvero il punto di vista del racconto della vita, delle gesta, della parabola di Elvis, osservate dal punto di vista del suo agente storico, che fu Colonel Parker, il quale, personaggio modernissimo nella sua avidità, nella sua gelosia, nella sua volontà di strumentalizzare il talento, ne condiziona evidentemente le sorti, perché la storia, no, di Elvis, la biografia, vuole che Colonel Parker lo tenne in qualche modo prigioniero in un hotel a Las Vegas per esibirsi per un tot numero di anni senza lasciarlo andare in una tournée nella quale il giovane Elvis avrebbe potuto esprimere al meglio e farsi vedere dal pubblico, che era un animale da palcoscenico evidentemente. Questo un po' inquadrando il tipo di racconto che Baz Luhrmann ha messo in scena. Il punto è che Baz Luhrmann intendeva, e questo lo so perché l'ho sentito proprio dalle sue dichiarazioni, perché il film è stato presentato al Festival di Cannes fuori concorso, voleva costruire una sorta di tragedia shakespeariana, no? Attraverso lo sguardo dell'antagonista, l'antieroe sull'eroe, e quindi mettere in scena anche una rassegna di sentimenti umani che incorrono proprio nel meccanismo del dualismo, dell'opposizione. Qualcosa che per esempio aveva fatto Miloš Forman con Amadeus, no? Con sì. Salieri, che era il punto di osservazione del genio di Wolfgang Amadeus Mozart. Però è chiaro che Baz Luhrmann, per quanto un grande regista, scenografo della regia, mettiamola così, non ha la raffinatezza di Miloš Forman, per cui insomma Elvis sembra un'operazione riuscita più nelle intenzioni poi, almeno a mio avviso, che non nei risultati, per quanto sia un film molto lungo, supera le due ore, che riesce a intrattenere per tutto il tempo della sua narrazione, e questo è comunque un valore positivo. Sai, quando c'è sempre quel difficile equilibrio tra il cinema di intrattenimento e magari il cinema che vuole avere uno sguardo autoriale un po' più radicale, no? A volte si incorre in qualche cosa che non è né uno né l'altro. Comunque buona la performance di Tom Hanks, che è poi il vero protagonista, cioè Colonel Parker, un Tom Hanks piuttosto irriconoscibile, e anche del giovane protagonista che interpreta mimeticamente Elvis Presley, di cui adesso non ricordo il nome, ma non è un attore famosissimo, almeno non nel cinema, più che viene dal mondo televisivo, però è la sua performance è credibile. Baz Luhrmann non è un regista prolifico, ma già nei lavori precedenti aveva occhieggiato al musical. Certi suoi film hanno una forte nervatura musicale, uno su tutti Moulin Rouge. Questo sicuramente è un film rutilante, però ci sono anche degli elementi molto interessanti, come ad esempio si respira a tratti l'atmosfera della scena musicale afroamericana tra i 50 e i 60, e questo è comunque piacevole. Ecco, questo è un aspetto molto interessante, infatti anch'io l'avevo scritto nelle recensioni, cioè che fa emergere a tratti quella che era l'anima molto ruvida, molto radicata al territorio, molto selvaggia, ancestrale di Elvis, che era affascinatissimo fin da bambino dalle percussioni, dai ritmi tribali, no? African American, che erano tipici della sua zona, sì. Dal gospel, dal blues, da tutte quelle musicalità profondamente radicate sul territorio negli stati del sud degli Stati Uniti, quindi lui veniva da Memphis, e però è sembrato quasi che appunto non si desse abbastanza spazio, quantomeno Elvis è stato anche bloccato lui stesso nell'espressione di questa sua anima nera. Qual è il vero Elvis? Quasi una ricerca di identità. Moulin Rouge, che tu hai citato, secondo me resta ad oggi il suo film migliore, insieme forse proprio a Romeo e Giulietta, che fece ancora prima. Invece in questo caso, appunto, forse c'è poca radicalità. Quel filone che tu hai citato prima, cioè l'abbracciare a quell'anima così quasi sotterranea, no? Che vuole emergere a tutti i costi, poteva essere una chiave di rafforzamento del film. Aggiungo la
chiave anche razziale che ha fatto passare alcuni guai a Elvis e soprattutto il suo modo di esibirsi sul palco, quasi un travestitismo e poi gli ammiccamenti sessuali che erano insopportabili per l'America puritana. Certo, ma questo è tutto qualcosa che noi sappiamo, che conosciamo, certamente, viene messo in evidenza il movimento pelvico, infatti Elvis the Pelvis, non a caso. Vorrei farti una domanda, se piace Elvis, il suo mito, la sua musica, il suo modo di vivere la musica? Poco. Anche quell'aspetto appunto invece così legato alla tribalità nera? Quello l'ho trovato l'aspetto più interessante. Cioè, non credi che lui, forse lasciato libero, avrebbe potuto esprimere qualcosa di molto di più, o forse se avesse vissuto di più, perché la sua musica forse era in evoluzione, certo, no? Quello che era stato soprattutto alle origini, certo. Sì, alle origini e poi forse verso la fine, quando fa quella performance incredibile, l'acustica, no? Al pianoforte, che ci ha lasciato come testamento, che forse lì c'era un'anima veramente diversa, dal bravo ragazzo americano, ecco, sì. Come è stato accolto all'estero? So che a Cannes abbastanza diviso, una parte della critica anglosassone mi è sembrato che fosse molto a favore del film, ci sono stati dei commenti entusiasmanti e altri commenti piuttosto indifferenti rispetto all'operazione. Ecco, io stessa trovo dei lati positivi, in parte anche tu l'hai tirati fuori, però complessivamente non sento che abbia raggiunto quel punto che si era forse prestabilito all'inizio, Baz Luhrmann, penso io. Il film Elvis di Baz Luhrmann al cinema da mercoledì 22 giugno 2022. Un saluto e un ringraziamento alla critica cinematografica Anna Maria Pasetti. Alla prossima! Un saluto a voi, grazie. Un abbraccio, ciao Fede!